siamo, finalmente cominciamo anche questo primo incontro pomeridiano, e come dicevamo sarà un po' porre un po' l'attenzione sui danni che tutti conosciamo purtroppo del proibizionismo sulle droghe in generale, sulla cannabis in particolare, che porta nella nostra società, nell'economia del nostro paese. E ne parliamo con esponenti di alcune associazioni che lavorano su questo anche nel territorio, con il contributo di un economista, e magari ci introduce meglio Marco Anastasi, amico e scrittore che un pochino coordina gli interventi, a cui ora passo la parola. A parte che hai cavato col cognome, non ci chiedi col nome, E ricordo, scusami, anche l'incontro successivo che è in parte collegato con gli OP della rete di associazioni europea ENCOL, che proprio si batte per una nuova politica sulle droghe nei paesi europei, che proporrà e ci esporrà quella che è la loro proposta del Cannabis Social Club, come funziona e che cos'è il Cannabis Social Club, che è uno dei possibili strumenti di superamento del mostro proibizionista. E quindi ringrazio tutti a nome dell'intero staff di Tarapamundi per l'attenzione, per la partecipazione, e lascio la parola al Duca. Io prima di vabbè, buonasera a tutti quanti presenti, rubo subito inizio subito perché non so che dire, rubando una cosa che mi ha detto forse uno dei maggiori attivisti per la liberazione della cannabis e comunque antiproibizionista in genere, al di là del tipo di sostanza o meno, perché non crediamo che non crede come me che la galera sia lo strumento giusto per risolvere i problemi di chi vive le tossicodipendenze, che è Flex, che giustamente si chiedeva se potevamo togliere una petizione da questa fiera della cannabis da mandare quantomeno al sindaco Marino per il sentire al questore, per il semplice motivo che se l'altro giorno Luca Solandesi, Giulica, ci hanno fatto tutto quel casino al centro di Roma, più che altro perché gli hanno permesso di fare la fila ma non gli hanno fatto trovare la cannabis. E vorrebbe essere uno dei motivi da ricordare a questi signori, e senza contare che non criminalizzo nemmeno l'alcol, per il fatto che sicuramente so perché mi hanno chiamato, perché sono un fattore, penso di essere fatte tutte le droghe e continuarmele a fare in genere. L'unica cosa che posso dire è mettere gli spunti da buttare, ormai si continua a proibire la droga, ma oggi come oggi il cinema e forse a livello di scrittura le serie TV che oggi di solito superano alcune, il cinema le migliori sono state The Wire e Breaking Bad, che parlavano stranamente di droghe e di proibizionismo, specialmente su The Wire con l'esperimento di Amsterdam, che è una zona di Baltimora che viene chiamata Amsterdam, una cosa inventata, non è mai successo, dove provano a fare la sperimentazione, che per ora si mettono d'accordo con i vari spacciatori di qualsiasi sostanza, con le associazioni varie che portavano preprofilattici, siringhe e altre cose così, e il poliziotto si inventa senza dirle superiori nel suo distretto una zona franca, così cioè, quantomeno finivano gli omicidi e a gente che non moriva collassata, quantomeno calavano il numero, non solo di gente che moriva a causa delle sostanze, ma per altre cause. Ma perché tramite le sostanze poi a volte si arrivava anche a sparatorie o meno. Perciò per dirvi che stranamente in questo momento le migliori serie hanno quest'occhio puntato, che vengono dagli Stati Uniti, hanno quest'occhio puntato su questa cosa. Gli stessi Stati Uniti che sono stati forse i primi a fare la guerra, prima a questa sostanza qua, a questa pianta qui, e poi comunque la guerra di razza, partita già nei tempi di Reagan con la famosa operazione Martello, con fine anche lo scandalo Iran-Contras, se vi ricordate bene, negli anni Ottanta. Fondamentalmente proprio da quel paese oggi viene la possibilità forse di sdoganare questa pianta e liberalizzarla di nuovo. E visto che abbiamo un economista, a me mi viene da chiedere, ma non sarebbe il caso di interrogarci se i cicli del capitale determinano i cicli della droga, delle droghe, al di là se fosse marijuana o meno, perché quando parlo di droghe parlo di tutte quante le droghe, io non ho mai fatto divisioni, anzi se faccio una critica anche al movimento antiproibizionista che santificano questa pianta che sembra, ah no ma è terapeutica, guardate che anche con l'occhio se parlo tante medicine che noi
ci prendiamo, e non solo con l'occhio. Perciò bastano queste santificazioni, però per riprendere niente, dopo questo paese oggi che prima l'ha vietata per motivi economici, oggi ci fa il business. E poi comunque io penso pongo queste domande così, che potranno anche non essere accolte, però visto che mi hanno chiamato a far presentatore, qualche cazzata dovevo dire, non è che potevo dire solo i nomi dei presenti. Io passo la parola ai presenti, che sicuramente ne sanno più di me, e seguo, non me ne voglia nessuno, l'ordine della lista qua, saltando Stefano Vigliani, che mi hanno detto vicepresidente del quinto municipio, che non è venuto, non si è presentato al dibattito. Passo la parola perciò a Danilo Chirico dell'associazione Da Sud. Bravo! Grazie, continuo. Applauso più forte. No, allora, io mi chiamo Danilo Chirico, faccio il giornalista, sono il presidente di un'associazione antimafia che si chiama Da Sud. E sono qui per dire essenzialmente due cose. La prima cosa è che secondo noi, per uno studio che abbiamo fatto l'anno scorso anche sulla città di Roma, è un libro che si chiama Roma tagliata a mare, e più in generale, diciamo, per gli studi che abbiamo fatto noi a proposito delle mafie e della droga nel nostro paese, un'associazione antimafia non può che essere antiproibizionista. E provo a fare un ragionamento che sarà molto semplificato, vi chiedo scusa, diciamo, se andrò così, taglierò un po' con l'accetta il mio ragionamento, però voglio arrivare presto alla conclusione di un ragionamento complesso in maniera il più semplice possibile. Noi abbiamo analizzato il sistema del traffico della droga, del narcotraffico, che è un sistema molto complesso e ha una sua linearità, è molto efficiente ed è soprattutto molto efficace. La droga di solito arriva dalle altre parti del mondo, dal Sud America o dall'Asia, eccetera, arriva in Italia con la mediazione delle grandi organizzazioni criminali, arriva su questo territorio, le organizzazioni criminali la distribuiscono e la fanno spacciare sui territori. Il risultato di questo traffico, che è molto complesso, che prevede la partecipazione di tantissima gente, molto ben organizzata, è che questa droga arriva sul territorio, produce tanto denaro, fa campare concretamente nella propria vita tante persone, e fa incassare molti soldi alle organizzazioni criminali che le investono sul mercato pulito, per cui avremo da una parte, diciamo, le mafie che assicurano il lavoro e il welfare, i servizi essenziali alle persone, soprattutto in un'epoca, diciamo, di contrazione di fornitura di servizi da parte dello Stato, o degli enti locali che dovrebbero, diciamo, per statuto, mi verrebbe da dire, offrirli, falsano la concorrenza perché entrano sul mercato della ristorazione piuttosto che dell'edilizia, piuttosto che del turismo, con soldi che sono soldi esentasse, che sono soldi in grandi quantità, che sono soldi che non hanno bisogno della mediazione delle banche, e via discorrendo. E si assicurano anche un certo consenso sociale, perché le mafie, avendo così tanti soldi, comprano tra virgolette il consenso dell'alta borghesia. Dove immaginate che tutte le volte in cui si acquista un appartamento, un negozio, un hotel, in cui si fa una compravendita, ci sono consulenti, avvocati, commercialisti, notai che vengono profumatamente pagati con i soldi delle mafie, che molto spesso sono i soldi della droga, perché la droga rappresenta comunque il primo affare per le grandi organizzazioni criminali. Un'altra conseguenza immediata di questa situazione, che è una situazione illegale, che pure è costitutiva dell'economia del nostro paese, ma dell'economia mondiale, un elemento stesso del capitalismo, è che ci sono per le popolazioni sui territori una percezione di insicurezza fortissima, e che ci sono tantissimi ragazzi, soprattutto diciamo i nuovi poveri, che finiscono in carcere. Nel nostro paese, poi ce lo diranno, insomma, quasi un terzo dei detenuti ha a che fare con la droga, il sistema carcerario, che produce soltanto degrado e non rieducazione.
questo sistema, che è un sistema che ho provato a spiegarvi, un sistema complessissimo di miliardi di dollari in tutto il mondo, e che ho spiegato in questa maniera così semplificata, è un sistema che vale per tutte le droghe, vale anche, seppure con alcuni accorgimenti, per la marijuana e per la canapa. È provato che le organizzazioni criminali più grandi che si occupano di cocaina, metanfetamina, eccetera, eccetera, continuano a occuparsi di marijuana. Non è vero che hanno abbandonato quel tipo di mercato. Ovviamente, essendoci la possibilità per la marijuana di essere prodotta anche da piccolissimi produttori, esiste anche un mercato parallelo. Però sui territori, anche sul territorio di Roma, quando si passa dalle piccole quantità alle quantità più grandi, che sia cocaina o che sia marijuana, il controllo è un controllo delle organizzazioni criminali, che tutte si riforniscono dalle mafie, anche le organizzazioni di media grandezza, dei cosiddetti criminali romani, eccetera, eccetera, sono tutte organizzazioni che si riforniscono dalle mafie, che sono i monopolisti di questo sistema, che nella fattispecie di Roma è un sistema a strati, cioè tantissime stratificazioni, dal narcotrafficante o quello che ha tanti soldi a quello che sta sulla strada, ci sono tanti strati, tant'è vero che il primo e l'ultimo anello della catena difficilmente sanno dell'esistenza l'uno dell'altro. Alla luce di tutto questo ragionamento, diciamo, la logica, diciamo, ci consiglierebbe immediatamente di dire: se esiste questo mercato della droga, che è un mercato illegale, che condiziona in questo modo così forte l'economia, la società, la concorrenza, il carcere, eccetera, ci sarebbe da dire dobbiamo tutti essere antiproibizionismi, per la canapa sicuramente, per le altre droghe anche, secondo me, ma sicuramente sulla marijuana. Adesso però non è soltanto la logica a spingerci in questa direzione, o diciamo la buona abitudine di essere contro l'oscurantismo, il perbenismo, dell'antiproibizionismo come categoria del pensiero. Adesso cominciano a esserci anche dei dati empirici che confortano questo tipo di ragionamento. Avrete letto nei giorni scorsi che è stata fatta una valutazione sul mercato dell'erba, diciamo, nella relazione tra il più grande produttore al mondo dell'erba, che è il Messico, e il più grande mercato del mondo della droga, che sono gli Stati Uniti. C'è stata, secondo la polizia di frontiera americana, una contrazione del 24% del traffico di erba, e di fronte a questo 24% di erba, un 24% di diminuzione del traffico di erba, che corrisponde al periodo in cui ci sono state le prove di sperimentazione di liberalizzazione del mercato della droga negli Stati Uniti. I perbenisti o i proibizionisti avrebbero ipotizzato che ci sarebbe stato sicuramente un aumento del numero dei consumatori, sicuramente un aumento del numero dei reati, sicuramente un aumento del numero degli incidenti, e via discorrendo. I dati invece dimostrano che nessuna di queste conseguenze c'è stata, che c'è stata una diminuzione dei reati, che non c'è stato nessun aumento degli incidenti, nessun aumento dei consumatori, e via dicendo. Ma la cosa che si è determinata più di tutte è che c'è stato un aumento, una fortissima decontrazione degli incassi dei narcotraffici, dei cartelli della droga messicani, che comunque conservano purtroppo una forza economica enorme, ma su questo tema hanno avuto un fortissimo calo dei loro introiti, e questo significa che questi soldi non vengono reinvestiti attraverso le banche messicane o direttamente statunitensi dentro il mercato legale, e c'è stato un aumento fortissimo delle tasse, degli incassi delle tasse da parte degli Stati Uniti, e quindi a cascata dei servizi per i cittadini. Questa semplicissima, diciamo, ricostruzione, secondo me, è la base per fare qualunque tipo di ragionamento.
Questa cosa vale e valsa per gli Stati Uniti e per il Messico, che sono oggettivamente il principale caso di studio da questo punto di vista. Per l'Italia una cosa del genere avrebbe come conseguenza immediata una liberazione degli spazi dentro il carcere, dove un terzo dei detenuti appunto ha a che fare con la droga, avrebbe immediatamente come conseguenza la fine di tutta quella serie di operazioni di polizia nei confronti dei cosiddetti pesci piccoli, che sono operazioni di polizia fatte senza risolvere nessun tipo di problema, ma sono, diciamo, a uso e consumo dei media. Ci sono alcune zone di Roma dove nelle 24 ore successive a un blitz in cui vengono portati via tutti gli spacciatori, ci sono esattamente lo stesso numero degli spacciatori negli stessi posti, a testimonianza che esiste un'organizzazione molto molto ben oliata. Ci sarebbe quindi una percezione di maggiore sicurezza, non in senso ovviamente securitario legalitario, ma in senso proprio del diritto sacrosanto dei cittadini a vivere in un posto in cui vivono serenamente, e ci sarebbero molti meno soldi sporchi nell'economia legale, quindi con tutte le cose che stavo dicendo prima, quindi meno concorrenza nel mercato, più concorrenza nel mercato e meno consenso per le organizzazioni criminali, sia verso l'alto, cioè per i mestieri dei cosiddetti diritti, sia verso il basso, dove nelle periferie, come vi dicevo, cioè, ci sono decine di migliaia di persone che anche a Roma vivono con i soldi della droga. Parlo degli spacciatori, parlo delle sentinelle, parlo anche delle persone cosiddette insospettabili, che mettono a disposizione banalmente una vecchia cantina per farne un deposito e che in questo modo arrotondano la loro economia. Per tutte queste ragioni, diciamo, noi siamo convintamente antiproibizionisti come associazione da Sud. Su questo abbiamo molto lavorato e stiamo molto continuando a lavorare, e per questo pensiamo che il movimento antiproibizionista si debba porre il tema di essere un movimento che parla alla società molto di più e molto meglio di come ha fatto fino ad oggi, con il contributo naturalmente di tutti. Concludo dicendo che una opportunità per questa battaglia sulla città di Roma è un appuntamento che noi, insieme a tantissimi altri, abbiamo convocato per il 6 e 7 di marzo. Si chiama Spiazziamoli, 50 piazze per la democrazia e contro le mafie, la prima vera concreta reazione della società civile nei confronti delle mafie nella città di Roma, mafie che vengono addirittura negate, mafie che hanno molto a che fare con la droga, come ho provato a dire fino a questo momento, che prevede l'organizzazione in quel fine settimana di 50 forse più eventi auto-organizzati in tutta la città, ciascuno con il suo linguaggio, ciascuno con la sua, col suo punto di vista. Noi crediamo fortemente che ci debba essere il punto di vista antiproibizionista dentro questa due giorni, e quindi invitiamo tutti quanti voi a prendere questa occasione, a organizzare un pezzetto di questo ragionamento collettivo, un pezzetto di questa sperimentazione democratica che stiamo tentando faticosamente di organizzare, tenendo insieme tanti e diversi in un'unica battaglia, che è quella contro le mafie e quella per di più diritti sociali e civili nella nostra città e nel nostro paese. Grazie. Danilo Pulito, io ti ringrazio pure perché mi ha fatto ricordare, non l'avevo mai visto, sto finito di pensare a questo libro, Roma tagliata male. Poi una piccola cosa che mi ero dimenticato di dire prima, nei discorsi che facevo, poi riferente agli Stati Uniti d'America, che dopo averla demonizzata per i loro interessi economici, questa pianta oggi ti fanno gli articoli di questa forse futura legalizzazione, che sicuramente sarà poi una legalizzazione che non ci piacerà per come avverrà, che la Giamaica era sempre un paese satellite, anche perché sta una storeggia dalla Florida, degli Stati Uniti. Nell'ultimo periodo si inizia a discutere a livello anche alto, con proposte di legge o meno, su non solo la depenalizzazione, perché il problema, ecco perché piace adesso, non è il problema di penalizzare e salvare i consumatori, ma sulle possibilità economiche che inerenti alla depenalizzazione, che possa portare alla depenalizzazione di cannabis. E detta questa cosa,
e passerei la parola a Giuseppe Nicosia. Buonasera a tutti, intanto grazie per essere qua presenti, per aver partecipato alla fiera, ringraziamo anche chi ha organizzato questa fiera. Perché comunque in Italia non è semplicissimo cercare di far conoscere determinati argomenti. La canapa, io mi presento, mi occupo di canapa un po' a, diciamo, a 360 gradi, nel senso che faccio antiproibizionismo, sono uno dei membri di ASCIA, con l'ASCIA, l'Associazione per la Sensibilizzazione della Canapa Autoprodotta in Italia, cerchiamo appunto di sensibilizzare anche oltre che alla popolazione, proprio anche i nostri politici, affinché cambino le leggi che sono assolutamente ingiuste. Inoltre mi occupo di, faccio parte del team di Sicil Canapa e commercializziamo olio, farina e semi di canapa alimentare in Sicilia. Lavoriamo in questo campo da 2 anni e a volte racconto queste cose un po' come delle barzellette. La gente, in tempi che presentavamo il seme di canapa, che è l'alimento più nutriente al mondo, mi dicevano, dice, no, guarda, io non la fumo neppure, pensa se me la mangio. E da lì, comunque vi dicevo, mi occupo di canapa sotto diversi aspetti. Anche in Sicilia stiamo preparando per aprile una fiera della canapa, si chiamerà Mala Canapa, abbiamo giocato proprio sulla parola Mala Canapa, punto interrogativo, dove la mettiamo, cioè serve per alimentarci meglio, per la biodilizia, inoltre è una delle sostanze meno tossiche al mondo, la dose di tale di cannabis non è assimilabile dall'uomo, quindi perché escluderla completamente? E poi invece anche la parola mala canapa, come mala carne noi utilizziamo dire in Sicilia, come qualcosa di visto come negativo, ma che negativo non è. La mia storia da antiproibizionista nasce nel 2008, quando sono stato arrestato per aver coltivato delle piante di canapa. Laureato in scienze naturali, ho fatto un master in educazione alimentare, sono un educatore alimentare, mi occupo di questo. Un giorno vado ad arrivare alla polizia a casa mia, mi arresta e finisco in galera. Scrivo un libricino, il mio diario praticamente dei giorni passati in carcere, 59, che diventa una denuncia al sistema carcerario, dove in realtà non recupera nessuno. E lì, questa è stata una piccola premessa, perché mi riallaccio alla mia presentazione oggi qua. Io vi parlerò della situazione siciliana, principalmente legata al mercato delle mafie e quindi al traffico di questa sostanza e a chi realmente ci vive di questo. Ho preparato delle slide. Ecco, questa è la fiera Mala Canapa, la pubblicità appunto a questo evento, quindi siete tutti invitati anche a questa fiera. Partiamo con la presentazione, non è questa la mia presentazione. Ecco, perfetto. Passiamo alla seconda slide. In Italia sostanzialmente noi vediamo il potere, se facciamo un'indagine proprio tra il pensiero della gente, il potere in Italia è visto. È detenuto dalla classe politica, che sostanzialmente è vista come persone intoccabili, che noi dovremmo eleggere, dovrebbero fare i nostri interessi, ma che realmente non è, perché se parliamo proprio del proibizionismo, se oggi ci fosse un sondaggio, già ce ne sono stati tantissimi, il 90% degli italiani dice che vorrebbe legalizzare la cannabis, anche chi di cannabis non si interessa, però ormai ha fatto 2 conti, come ci diceva poco fa. Praticamente è inutile mantenere legale qualcosa che troviamo ovunque. Il secondo grande potere in Italia sostanzialmente è detenuto dalla criminalità organizzata, che a differenza magari della casta politica, che ha delle leggi che la proteggono sotto certi punti di vista. Io in galera di politici veri, solo Cuffaro, che era ex presidente della regione Sicilia, e altri di politici in galera non ne ricordo, se qualcuno di voi ne conosce qualcuno. La criminalità organizzata funziona in maniera diversa, hanno il turnover, cioè quando prendono il boss e fanno un sacco di articoli sul giornale, ma sostanzialmente in realtà non è che hanno tagliato la testa a chissà quale mostro, hanno tagliato, da noi la mafia si rappresenta come una piovra, hanno tagliato un braccio di questa piovra, ci sarà subito un altro tentacolo che andrà a prendere quella fetta di mercato di cui si interessa la mafia.
e vediamo un po' la criminalità organizzata, come si arricchisce, come fa ad avere tutto questo potere economico. Sostanzialmente, allora, intanto possiamo dire che noi stimiamo che in Italia il mercato equivale a qualcosa che va dallo 0,9 all'1,7% del PIL, in soldi è qualcosa come 17,7 miliardi, leggevo su un articolo di La Repubblica, che porta fino a, si potrebbe arrivare a oltre 33 miliardi di euro. Questo è il mercato della mafia. Come fanno a fare soldi? Sostanzialmente, lo sappiamo, gestiscono le imprese, quindi anche principalmente proprio gli appalti pubblici, e gestiscono l'immondizia in Italia, cioè la terra dei fuochi, in Sicilia stessa abbiamo avuto dei grossi problemi legati a questo. La tangente sostanzialmente, il racket, il pizzo, e poi il mercato della prostituzione e della droga. Mentre le prime due attività, quindi gli appalti pubblici e la gestione dei rifiuti, sono delle attività che necessitano di capitale iniziale, senz'altro, perché per fare appalti pubblici ormai ci sono le leggi che devi cercare di superare, ossia ci devi mettere le persone pulite, l'azienda deve essere pulita, serviranno anche le macchinari, eccetera, eccetera. Quindi la mafia ha bisogno di tanti soldi per fare una cosa del genere da noi in Sicilia. E lo stesso vale per la gestione dei rifiuti, ci vogliono dei tecnici, delle persone responsabili per poter almeno andare a vincere con le gare d'appalto, quindi per questo hanno bisogno molti soldi, quindi figure personali pulite e capitale iniziale. Da dove ricavano questi soldi? Andiamo avanti. Anche l'estorsione, perfetto, questa cosa io l'ho presa in carcere. L'estorsione sostanzialmente servono che cosa? Due cose: una manovalanza criminale che deve essere pagata benissimo, perché queste persone devono essere disposte a sparare nelle gambe a qualcuno, a mangiare un negozio, ad ammazzare qualcuno. Questo vuol dire che se ti beccano ti puoi andare a fare un ergastolo, a secondo che cosa fai. Quindi per convincere la gente a fare queste cose non è che devi prendere sostanzialmente lo scagnozzo pazzo, devi prendere qualcuno che deve essere assolutamente comprabile e devi dare un sacco di soldi, un sacco di divertimento per fare quello, devi fare sentire veramente importante. E inoltre bisogna delle attività commerciali economicamente stabili, perché quando entri in un'attività commerciale a chiedere il pizzo, se questa attività commerciale è un bar, una pizzeria, un ristorante, e questa attività con la crisi attuale non arriva a fine mese, come ti può pagare quei 1000 euro che chiedi, 2000 euro, che serviranno in gran parte a sovvenzionare appunto quella manovalanza? In realtà il pizzo non serve a recuperare capitale. Queste persone, questi banditi, vengono pagati per andare a richiedere non più soldi, ma una sottomissione vera e propria. Da noi in Sicilia è una cosa risaputa. Io sono stato in carcere con persone che facevano parte di organizzazioni criminali e facevano questo mestiere, ossia andare al bar a prendersi il caffè e il cornetto, invitare qualcuno a prenderlo, magari non più di due volte a settimana. Il titolare del bar sapeva che quello faceva parte di quella determinata famiglia mafiosa e quindi doveva sottostare e dargli gratis quel servizio, giusto? Perché altrimenti in cambio di un nulla rischiava di vedersi bruciare il negozio, la macchina, o problemi proprio, non so, pestaggi fisici, cose di questo genere. Quindi per qualcosa di così irrisorio tu che cosa fai? Ti togli il pensiero, te lo togli davanti, allora gli dai quel caffè, gli offri la pizza, va bene, può andare, grazie, funziona in questo modo. Ma in realtà questo cosa serve? A tenere in soggezione tutti i titolari delle attività commerciali sottoposte al racket della mafia. Il giorno in cui arrivano le elezioni, queste persone entrano e ti dicono per chi votare, e tu sostanzialmente che cosa fai? E in Sicilia noi vediamo che principalmente nella nostra regione sono successe determinate cose che poi sono saltate all'onore della cronaca, ma soltanto dopo che avevamo avuto determinati effetti negativi. Cioè avere davvero un ex presidente della regione in carcere, cioè qualcosa che a me ferisce molto da siciliano, ma non tanto perché mi vergogni di questa situazione assurda, perché non la prendo dai miei compaesani, con i miei compaesani, perché quando votano chissà che cosa pensano, se credono ancora alle promesse o se hanno paura. Però mi fa del male perché attualmente in Sicilia abbiamo dei grossissimi problemi legati a una mala gestione, ma come in tutta Italia. Ecco, da dove arrivano poi tutti questi capitali? I capitali arrivano da due mercati: il mercato della prostituzione e il mercato delle droghe. Il mercato della prostituzione, secondo una stima riportata dal gruppo ABE, un'associazione Olus, dice che i fruitori sono principalmente uomini
di tutte le professioni, ma soprattutto militari, marinai, pescatori, camionisti, lavoratori immigrati, uomini d'affari. Da quando esiste Viagra probabilmente molte persone anziane, non lo so, per un totale di circa 2 milioni e mezzo di clienti, mentre il mercato della, delle droghe in generale vede come nel 32% della popolazione di età compresa fra i 15 e i 64 anni i consumatori di cannabis, il 7% di cocaina, il 3% quelli di anfetamina e droghe sintetiche, per un totale di 20 milioni di italiani, cioè quindi 10 volte tanto. Se il mercato della prostituzione renderà dei soldi, io penso che quello della droga renderà molto di più, giusto? Non sono un economista assolutamente, però è facile fare due conti. Secondo l'associazione Gentro Pio La Torre, che ha interpellato appunto degli esperti della Guardia di Finanza, della Polizia e anche delle associazioni, il primato nazionale di produzione di marijuana con consumi crescenti è proprio in Sicilia, cioè noi l'anno scorso nel 2014 abbiamo avuto il 91,8% dei sequestri, sicuramente perché il nostro clima comporta, non è premesso, cioè io non vado orgoglioso di queste statistiche assolutamente, però per fare notare che peso ha sulla nostra economia il mercato delle droghe. Cioè, da noi è legale per chi? Per uno come me che nel 2008 decide di farsi le sue piantine a casa, viene preso e si fa 3 anni di galera sostanzialmente. Io ho fatto 2 anni e passi domiciliari e 2 mesi proprio chiuso in carcere per un reato che non ha mai leso nessuno, perché fino a prova contraria mettere un seme in terra di qualsiasi cosa sia mi sembra che non lede nessuno. Ce ne dovrebbe essere un altro, forse dopo. Perfetto. Esatto, i sequestri rapportati ai consumi, ecco, che differenza, qual è la differenza che salta agli occhi? Tutti questi sequestri vengono fatti da persone che come me consumano cannabis e la vogliono produrre da sé, non vogliono incrementare il mercato illegale, perché sulle piazze, ma come da noi in Sicilia, come penso in tutta Italia o in tutta Europa addirittura, si trova la cannabis. Cioè, se vi volete fare una canna avete una difficoltà a trovare un po' d'erba in qualsiasi posto d'Italia? Assolutamente no. E questo qua è un mercato quasi illegale, cioè non lo è per la legge, però se chiedi a qualcuno in giro scusa dove mi posso, dov'è che spacciano qua per comprarmi un po' d'erba, la gente non ti guarda più neanche molto stranita. Noi abbiamo delle piazze come quella di Badarò, piazza Teatro Massimo a Catania, dove se ti accendi una canna e cammini per strada, cioè quasi non ti ferma più nessuno, devi essere proprio, te la devi accendere davanti in divisa per avere dei problemi. Quindi adesso il passo è breve. Perfetto, in Sicilia dal 2012 ad oggi il consumo di cannabis è aumentato del 25%. Non trovavo una foto rappresentativa, ma ho messo una mia. Ecco, in base a statistiche ottenute analizzando dati di sequestri operati dalle forze dell'ordine e sondaggi sottoposti sempre a sociologi, psicologi e operatori dei SERT, il consumo annuo di cannabis derivati in Sicilia è di oltre 3.000 quintali per qualcosa come 3 miliardi di euro l'anno. Noi abbiamo un debito di 5,5 miliardi di euro. Questo qua sotto nella foto è l'attuale presidente della regione Crocetta. Io non sono molto orgoglioso di averlo come presidente della regione, perché lui è quello che comunque ha continuato a lasciare aperto il MOS. È arrivata adesso una sentenza del TAR che dà ragione ai cittadini che dicono che il MOS fa male, va chiuso. Spero che sappiate così è il MOS. Cioè noi in Sicilia abbiamo un mare di basi americane, tra queste quella di Nisceni, costruita all'interno di una sughereta che è una delle più antiche d'Europa. Questa sughereta praticamente è diventata pianta stabile agli americani, che ci hanno mandato una delle mega antenne che riescono a comunicare anche con l'altra parte del mondo. Queste mega antenne hanno una potenza così elevata che portano alla desertificazione della zona, ma poi tantissime malattie certificate, principalmente il cancro a diversi livelli su diversi stati. Il nostro presidente non ci ha protetto da questo, finalmente è arrivata la sentenza del TAR, però vi do notizia che chi fa ricerca indipendente e monitorizza quell'area, anche con la sentenza del TAR nessuno ha spento il MOS, quindi c'è ancora. Inoltre è stata la persona che ha dato autorizzazione a nuove trivellazioni in Sicilia, non so se ci siete stati, io penso che in Italia il mare sia bello ovunque.
In Sicilia sarà che siamo un po' più a sud, abbiamo un clima migliore, però il bagno lo fai da aprile fino a ottobre sostanzialmente, e impiegare quel mare per estrarre petrolio secondo me è una stronzata grandissima. Gela, la piana di Gela era una delle più fertili, il mare di Gela era molto pescoso. Attualmente se mangi il pesce che viene da Gela ti viene un'intossicazione, se ti fai una passeggiata sulla spiaggia di Gela hai delle scarpe di tela, le puoi buttare perché è pieno di catrame, proprio lo raccogli per capirci. Forse c'è un'altra, perfetto. Quindi arrivato a questo punto, legalizzare la cannabis diventa un qualcosa di necessario. Perché? Perché trasferirebbe un'immensa quantità di capitale nelle mani, dalle mani della criminalità organizzata, che lo sta gestendo benissimo, perché si ci paga le campagne elettorali, cioè non ti è nascondersi ormai, cioè i rapporti Stato-mafia penso che sono più che chiari, non li vogliono condannare, va benissimo, vogliono distruggere le telefonate che ci sono state pure tra ex Presidente della Repubblica e qualche mafioso, e vabbè, che facciano quello che vogliono, però noi cittadini, noi idioti dobbiamo essere, cioè me ne sono fumate di canne alla mia vita e 20 anni le canne, è l'unica droga che utilizzo, cioè non bevo alcolici, non fumo sigarette, però la cannabis per me è una pianta sacra, e non lo so, forse cioè, dovrei essere secondo i proibizionisti io quello rimbambito, però io di queste cose me ne accorgo e loro no, ma inoltre impedirebbe o renderebbe molto difficile rispetto all'attuale situazione il consumo da parte dei minori. Spesso i proibizionisti mi attaccano dicendo no, la legalizzi, poi i ragazzini si fanno le canne, perché oggi l'alcol e il tabacco sono legali e i ragazzini lo utilizzano. Allora, se ci sono delle leggi che non sanno far rispettare, che non riusciamo a far rispettare, nel senso che se un minorenne non deve bere, non deve fumare, non deve bere, non deve fumare, devono essere i genitori i primi a controllare queste cose. Con la cannabis si dovrebbe fare lo stesso, ma paradossalmente ci sarà sempre qualche ragazzino minorenne che si farà le canne, va bene, ma non è l'attuale mercato, attualmente sono invece i primi consumatori, perché per strada lo spacciatore mira proprio a loro, non viene da me con quasi 40 anni, cioè le piante al massimo le faccio io, non voglio comprare quella merce per strada scadente, incrementare quel mercato eccetera, può essere che a volte ne sono costretto, mi trovo in un posto dove voglio di farmi una canna, c'è quello che mi vende una stecchetta per 10 euro, anche io contribuisco alla malavita organizzata, divento criminale pure io in questo caso, mi ci sento molto di più di quando metto un seme in terra con amore pure una pianta. Però attualmente i ragazzini sono quelli che grazie al proibizionismo la consumano maggiormente. Inoltre garantire la qualità sul prodotto, eliminando l'attuale commissione tra i mercati. Cioè io se vedo uno spacciatore, quando mi guarda in faccia e mi dice ma sei sicuro che è una canna? Guarda che ho dell'ottima cocaina. Io sorrido, dico, io non me la sono mai fatta una pista di cocaina, cioè mi fa schifo il pensiero, ma non perché sia contro la cocaina, io sono un naturalista, un ambientalista, per fare la cocaina fanno un danno ambientale incredibile, quindi anche se teoricamente può essere una droga anche utile, però praticamente se mi devo masticare una foglia di coca forse me la mastico, ma se mi devo fare una pista di cocaina che ha distrutto il nostro pianeta, ha contribuito a distruggerlo, non me la voglio fare, punto e basta. Il mercato illegale comporta questo, perché lo spacciatore ha più interesse a vendere altre droghe che la cannabis. La cannabis si sa che dipendenza non è forte, 10 euro oggi te li compri, soprattutto il ragazzino, domani non ce l'hai, non ti compri l'erba. E quindi si potrebbero stabilire nelle quantità un limite di acquisto. La cannabis non porta dipendenza fisica, può portare dipendenza psicologica, ma come il gioco d'azzardo e come tutto il resto. Però che cosa succede? Succede che quando non c'è un limite, quando è legata anche a un concetto di trasgressione, cioè io vedo moltissimi ragazzini, un fratello che ha 15 anni meno di me, oggi ha 22 anni, ha laureato in chimica industriale, ha iniziato sostanzialmente a parlarmi di canna a 12-13 anni. La prima si è fatta con me a 16 anni, ma perché cioè, gli ho spiegato che cos'era, gli ho detto che secondo me doveva arrivare un momento di maturità, lui poteva scegliere, mi ha detto va bene. Cioè, mio fratello è uno che nella vita sostanzialmente è riuscito. Ma quanti suoi compagni a 13 anni prima di entrare a scuola si fumavano una canna? Poi la gente li critica, dice questi ragazzini sono tutti stonati, ma è il sistema che lo vuole. Per concludere io vorrei lasciare la parola a Markab di Ascia, che vi parlerà dell'associazione, ha fatto caricare anche due slide, proprio due minutini. Grazie. Grazie. Noi come Ascia e come Overgrow l'associazione abbiamo il progetto di aprire un cannabis point a Roma.
dare un segno a tutto il territorio italiano di cercare di muoversi per sensibilizzare questa pianta, questi prodotti che oggi sono degli prodotti alimentari legali e poter parlare di tutti gli altri usi di questa pianta. Cercheremo di stimolare i ragazzi a formare delle associazioni in tutto il territorio per informare la popolazione. Vorremmo puntare a un target non consumatore da informare, cioè casalinghe, lavoratori, gente comune che non ha un primo approccio con questa pianta. E da qui cercare di coinvolgere successivamente anche i consumatori e per trasformare a tempo debito questo InfoPoint in un Canapa Club. Canapa Club, non Cannabis Social Club. Cioè non pensiamo alla coltivazione in questo momento noi, il nostro obiettivo è raggiungere il diritto al consumo, cioè finirla con la persecuzione solo cioè dei consumatori, anche perché una volta raggiunto un diritto al consumo, tramite le sentenze possiamo arrivare più facilmente al diritto alla coltivazione o comunque a una regolamentazione di questa coltivazione. Abbiamo fatto una raccolta fondi in questi mesi e grazie a molte associazioni del settore e ai nostri soci al giornale Dolce Vita abbiamo raccolto una cifra importante che destineremo a questo Canapa InfoPoint di Roma e tutto vuole essere no profit, tutto reinvestito in eventi culturali, eventi informativi per la città e per il territorio. È un primo approccio, questa decisione è venuta dopo anni che parlavamo di coltivazioni di gruppo, però riteniamo che l'Italia e gli italiani non sono pronti per, almeno quelli con cui sono in contatto, non sono pronti per esporsi e rischiare una condanna penale. Questi non dovrebbero avere nessun problema legislativo, eventualmente il canapa, cioè i locali del consumo potrebbero rischiare un'ammenda amministrativa. Però sarebbe il punto di comunicazione con la giustizia per poter appunto rivendicare il diritto al consumo. E nei prossimi mesi apriremo, il progetto è partito a novembre e in questa fiera abbiamo finito di sistemare le prime cose. A 1-2 mesi dovremo partire qui a Roma con questo progetto. Tutto qui. Allora, adesso passo la parola a Paola Bevene dell'Associazione Antigone. Buonasera a tutti, io rappresento l'Associazione Antigone che ha come ragione sociale la tutela delle diritti e delle garanzie nel sistema penale. E da anni noi monitoriamo la legge Fini-Giovanardi e gli effetti catastrofici che ha avuto nelle carceri e nel sistema comunque penale in generale. Innanzitutto i numeri ben li conoscete, ma mi volevo agganciare a quello che ha detto da ultimo chi mi ha preceduto, che il consumo rimane criminalizzato, nel senso che non è penale, ma in base all'articolo 75 del testo unico sui stupefacenti comunque può avere la sospensione della patente piuttosto la sospensione del passaporto, che sono comunque limitazioni gravi della libertà e anche desocializzanti, perché se io voglio lavorare non ho l'utilizzo della macchina tu me lo impedisci, e è paradossale che una legge deve tutelare comunque la salute dei cittadini mi vada a ledere la mia libertà solo perché sono fatta una canna. E in secondo luogo la cosa tragica della legge Giovanardi è anche stata l'introduzione del 75 bis che non è poi stato modificato recentemente, perché se sapete dopo la dichiarazione di costituzionalità della legge Fini-Giovanardi c'è stata l'opportunità per il nostro governo un anno fa di modificare questa scellerata legge, invece non ne hanno approfittato. Il 75 bis è stato introdotto nel 2006 e sostanzialmente ha una natura penale, innanzitutto perché se è già stato condannato ovviamente, non solo se insomma, è stato fatto uno spinello, puoi avere anche l'obbligo di rientrare a casa a una certa ora, piuttosto che l'obbligo di presentarti due volte a settimana una garanzia di Stato,
divieto di frequentare locali pubblici, cioè sostanzialmente sono pene queste, non è una sanzione amministrativa. Quindi questo è ignobile, soprattutto è un'eccezione tutta italiana, perché nel resto d'Europa non ci stanno queste tipologie di sanzioni amministrative. E, in secondo luogo, quello che volevo dire è l'effetto che c'è stato in questi 8 anni, che sostanzialmente, anche se è stata introdotta la differenza tra droghe leggere e pesanti, la situazione rimane quella precedente, perché se nel 2010 era il 40% delle persone detenute per violazione del testo unico di stupefacente, oggi è il 33%, quindi comunque sempre una cifra altissima. E è anche paradossale che su questi 14.000 sono tossicodipendenti, che sostanzialmente dovrebbero avere l'accesso a misure alternative, comunque essere curati e di certo non stare in carcere. E, un altro dato importante che abbiamo raccolto in questi anni è che la maggior parte degli arresti è per cannabinoidi, che sono circa appunto 28.000 contro i 5.000 della cocaina e 2.000 dell'eroina. Quindi c'è anche un accanimento verso comunque le droghe leggere, proprio perché mancò la distinzione in questi 8 anni, che è un effetto comunque inaccettabile, perché non può essere appunto perseguitata la marijuana più della cocaina. Ovviamente sappiamo degli effetti molto più gravi. Tornando alle sanzioni amministrative, in questi anni comunque 1 milione di cittadini italiani sono stati comunque sanzionati per il consumo, quindi rimane una cifra importantissima. E non vedo io una possibilità sinceramente di modifica, perché il nostro comunque governo non ha particolare sensibilità sul tema. L'abbiamo visto un anno fa, che una volta che la legge di fine generale è stata dichiarata incostituzionale, per poi modificarla non fai nulla, ovviamente ci fa capire che il segnale è questo, che le cose non devono venire in questo modo, perché hanno interessi economici, insomma, comunque anche di origine, se vuoi, di sottomissione al modello americano, che però vediamo che adesso ha aperto comunque le porte anche alla legalizzazione per uso terapeutico, per uso ludico. E quindi ci aspettiamo che nel 2016, quando ci sarà questa importante riunione delle Nazioni Unite, in cui verranno comunque fatte le somme, tirate le fila della guerra alla droga negli Stati Uniti d'America, che ci sia comunque un cambio di tendenza e si provi quantomeno a legalizzare la marijuana e l'hashish, insomma le droghe cosiddette leggere. E, è importante questo fatto perché teoricamente l'Assemblea delle Nazioni Unite doveva essere nel 2019, quindi ogni 10 anni come era previsto, ma Messico e Colombia, proprio perché hanno visto la guerra alla droga si stanno creando milioni di morti, insomma nei cartelli messicani e tutte quelle zone confinanti, hanno pressato comunque gli organi delle Nazioni Unite per farla prima, perché è drammatica la situazione e gli effetti del proibizionismo ne sappiamo tutti quali sono, insomma. Non si tutela la salute dei cittadini, si crea comunque disagio sociale, appunto a incoraggiare la criminalità organizzata, c'è anche il rischio di appunto overdosi, cioè non è proprio sostenibile una situazione di questo tipo. E in Italia in particolare le carceri scoppiano e vi è comunque un utilizzo anche all'interno delle carceri, quindi cosa assurda, invece di fare una riduzione del danno, di procurare siringhe, cose di questo tipo, cioè i detenuti sono stati a farsi siringhe con l'abiro e poi magari hanno infezioni, AIDS, insomma tutto ciò è assurdo, perché se in teoria il nostro legislatore vuole tutelare la salute del cittadino, di certo non è così che risolviamo il problema. E, dall'ultimo volevo dire che in Europa ci stanno delle novità positive, appunto anche in Belgio e Spagna questi cannabis social club stanno cercando di sensibilizzare contro l'opinione pubblica, e questo è un futuro possibile, certo in Italia è inapplicabile,
poi in Belgio in particolare, se non c'è la possibilità di avere una pianta per persona, questi ragazzi si riuniscono, quindi 10 persone, 10 piante, 100 persone, 100 piante, e quindi riescono così a avere un consumo di una certa qualità, perché poi le piante che si fanno in casa sicuramente sono migliori di quelle che vengono prodotte, insomma. Appunto, ma poi appunto infatti dico pure che ci sta nell'erba in vetro perché si pesa di più, cioè insomma cose. Esatto. Quindi in Belgio sono comunque poi processati questi ragazzi perché cercano in qualche modo di frenare il fenomeno, ma visto che la legge permette di avere appunto una pianta per persona, non sono ancora riusciti a condannarli, quindi è una cosa comunque così dire interessante. Voglio solo fare un'ultima postilla sul perché l'esibizionismo, nel senso nasce in America sostanzialmente come forma di controllo sociale e anche di controllo sulle etnie più disagiate, cioè sostanzialmente iniziano a analizzare l'oppio perché i cinesi facevano una concorrenza come manodopera, poi successivamente la marijuana perché era collegata agli africani, cioè sostanzialmente è sempre stato un metodo per punire quelle etnie che non facevano comodo. La canapa è stata sulla canapa c'è un'altra grossa verità, si iniziò a voler proibire la canapa con la marijuana tax quando Ford costruì la Hemp Body Card, la Ford Team, la prima costruita in canapa, che non è che perché era costruita in canapa, perché da lì le vernici erano fatte con l'olio di canapa, veniva usato per la pigmentazione, per fissare il pigmento del colore, le corde erano in canapa, le vele, cioè l'America è stata scoperta grazie alla canapa, perché sostanzialmente sulle caravelle c'era più canapa che legno, di vestiti e marinai, le carte, un ettaro di canapa dà la stessa cellulosa di 4 ettari di foresta, però la canapa cresce da aprile a luglio per cellulosa, mentre per la foresta ci vogliono 20-30 anni. Il problema è che quella macchinetta, la Ford T-Lamp, funzionava l'etanolo di canapa e c'era qualcuno invece che si chiamava Rockefeller che aveva già investito nel petrolio e loro il petrolio dovevano cercare 400 metri sottoterra, mica dovevano all'inizio del Novecento, quindi mica potevano come Ford coltivarsi queste piante, schiacciare due semi oppure mettere a fare alcol dalla biomassa e ricavare combustibile. Lui, Rockefeller, si legò ad Est, che era quello che aveva acquistato ettari e ettari di foreste per farci proprio cellulosa. E la DuPont fu invece l'azienda che diede quel colpo di grazia, man forte a queste due, perché realizzò il nylon con il quale fecero le corde, fecero le pelle che andavano a sostituire tutte quelle in canapa. Da lì la scusa sociale, come diceva la dottoressa, praticamente è legata anche al... si chiama marijuana, sapete perché? Sostanzialmente c'era stata la guerra di confine tra Stati Uniti e Messico. Il Messico non diventò, non è mai diventato una stella negli Stati Uniti. C'era stata questa guerra di confine, gli americani come sono? Cioè se vanno a fare la guerra in Asia, sporchi musi gialli, se ce la fanno con gli arabi, allora gli arabi terroristi. Ecco, i messicani erano pure loro una minoranza da screditare, violenti, cattivi. I messicani avevano l'abitudine di fumare dell'erba e la chiamavano marijuana, ma lo facevano un po' tutti. Secondo che questi immigrati clandestini messicani spesso davvero erano gruppi violenti, litigavano fra loro, si ammazzavano, sulle scene del crimine si trovava un sacco d'alcol, delle armi e qualche cima di marijuana. La colpa fu data solo alla marijuana perché l'alcol era stato legalizzato da poco e quindi presero anche come scusa la parola marijuana per far dimenticare la parola cannabis, perché si è andata a fare una ricerca. La cannabis era tra le principali cure. In Italia c'è una tabella bellissima che veniva esposta nella farmacia di Terni, molti hanno vista, che recitava così: sigarette al cannabis indica, ottimo rimedio contro la tosse fisica, l'asma e tutto il resto. Quindi se vogliamo far dimenticare alla popolazione cannabis, dobbiamo trovare il sostituto della parola che fu marijuana. Quindi dietro c'è proprio un discorso anche fortissimo economico. Comunque concludo con appunto i costi del proibizionismo. In Italia, come in Europa, ogni paese spende 2 miliardi di euro l'anno per operazioni di polizia, processi e per mantenere le carceri.
quindi complessivamente l'Europa spende tra 30 e 40 miliardi di euro l'anno, che ovviamente sono cifre insostenibili, e al contrario sono per quelle che guadagnano i narcotrafficanti. Queste statistiche, questa storia dei 2 miliardi di euro, in realtà non tengono conto di molto altro. Cioè, io non sono stato processato, sono dovuto andare 3 volte davanti a un magistrato a dire quali erano le mie motivazioni, questo a posto. Inoltre un detenuto in carcere costa 150 euro al giorno, non lo legano al costo del proibizionismo, lo legano al costo delle carceri. 150 euro al giorno per stare chiuso 20 ore al giorno, diciamo la verità. C'erano 2 ore d'aria la mattina e 2 pomeriggio, cortili grandi come questo dove 100 persone passeggiano avanti e indietro. E questo è il recupero che si fa in carcere. Cioè, il carcere è una scuola di delinquenza. Io vi dico la verità, quando sono uscito dal carcere, gli assistenti sociali, cioè la prima cosa che gli ho detto, mi hanno arrestato dopo 32 anni, ho detto scusi, a 32 anni mi voglio mantenere, non posso chiedere a mamma e papà, cioè, di darmi una mano, voglio lavorare. E la loro risposta fu, guardi che questo non è l'ufficio di collocamento, ok, va bene, scusatemi. In carcere, quando sono uscite le foto sul giornale delle mie piante, mi avvicinò un detenuto che faceva parte di una famiglia di Palermo che si occupano tutt'oggi dello spaccio delle sostanze stupefacenti, che mi disse: vieni a Palermo, ti facciamo una statua d'oro. Tradotto in italiano, vieni a Palermo e ti facciamo una statua d'oro, vieni a lavorare per noi. Cioè, è pazzesco. In carcere succede questo, ti propongono, se sei un in gamba, se tu hai avuto il coraggio di fare la rapina al tabacchino, poi ti dicono, senti, ma perché il tabacchino? Andiamo in banca, cioè è questo, dalla banca, ma passiamo magari a fare estorsioni, qui sono in gamba, cioè tranquillo. È una scuola criminale, cioè in carcere, quando io ho chiesto, ma qua, cioè, che cosa si fa? Io in 2 mesi di carcere mi hanno aperto la biblioteca dopo quasi un mese di detenzione, tutto scritto in questo libro. Cioè, io ho fatto questa denuncia, ho detto probabilmente chissà che succederà, ma niente, tutto silenzio, perché la verità lo sanno, nessuno mi può dire, nessuno può provare il contrario, ma di contro non cambia nulla. Cioè, tutt'oggi io seguo molti detenuti che ho conosciuto in carcere, che, a cui provo a dargli una mano. E hanno arrestato quest'anno per l'ennesima volta un signore di 52 anni che si è fatto 20 anni di carcere sempre per sostanze stupefacenti, che ormai è totalmente fuori, per un reato regresso del 2006 che sostanzialmente è una sì. In realtà avevo concluso, dico solo speriamo che nel 2016 l'Assemblea delle Nazioni Unite possa darci una mano. Grazie. Arriviamo alla conclusione di questo dibattito con, ma non dei dibattiti, con l'intervento del professor Marco Rossi, docente di economia politica al Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche della Sapienza di Roma. Per me, sedicente economista, parlare qui contro la proibizione della cannabis a voi è come sparare sulla Croce Rossa. Quindi, pare evidente questo. Comunque, malgrado il divertimento sarà poco, ripeto quello che già tutti voi sapete, e cioè dal punto di vista della teoria economica e dell'analisi economica, tassare è meglio che proibire. Se si vuole mantenere contenuto il consumo di una sostanza o di un servizio, lo strumento principe è il prezzo. Aumentiamo il prezzo, se ne consuma di meno. Legge della domanda e dell'offerta vale sempre. Quindi, la proibizione può essere efficace nella misura in cui la presenza di sanzioni contro il traffico e il commercio porta a un aumento del prezzo della sostanza. Se il prezzo della sostanza non si modifica, la proibizione è inefficace. E questa è la realtà. Il doppio dividendo a cui dicevo che se invece che proibire noi volessimo tassare e quindi contenere consumi tramite lo strumento del prezzo, non soltanto ciò sarebbe più efficace, ma soprattutto consentirebbe alle finanze statali ottenere un gettito fiscale, anziché spendere per mantenere la proibizione incasso dalla legalizzazione, introito fiscale che potrebbe essere usato per curare i danni presunti che possono derivare dalla legalizzazione o per altri motivi. Quindi avremo 2 dividendi, tassando anziché proibendo. Primo dividendo è uno strumento più efficace nel contenere i consumi, secondo dividendo ci guadagniamo anziché spenderci.
Quindi detto questo, il problema per gli economisti non si pone. La marijuana, la prostituzione, ogni merce che ha una domanda andrebbe liberamente venduto sul mercato, eventualmente tassato anche pesantemente, come avviene per il tabacco, al fine di contenere consumi o eliminare, compensare quelli che gli economisti chiamano esternalità, ovvero sia se io fumo il tabacco danneggio la mia salute, negative condizioni di salute poi costeranno allo Stato in termini di servizio sanitario nazionale. Quindi noi tassiamo pesantemente il tabacco di modo che i tabagisti compensino indirettamente il servizio sanitario nazionale. In taluni casi questo è spinto all'estremo, come in Inghilterra, dove in realtà i tabagisti finanziano il sistema servizio nazionale in quanto al netto pagano molto di più di quello che effettivamente causano i danni. E non è un caso che si tassi pesantemente il tabacco, perché ha appena domanda ricida, vabbè, entriamo in altri discorsi. Mi chiedeva invece il nostro conduttore, domanda interessante, il legame che vi è tra cicli economici e legalizzazione o proibizione delle sostanze. In realtà trasformerei la domanda dando una prospettiva storica, parlando di fasi politiche, storiche, culturali in relazione con la legalizzazione. La prima volta che il mondo occidentale si è confrontato veramente in maniera scientifica con il tema della cannabis fu quando Napoleone Bonaparte, cacciato dalla Francia perché rompeva le scatole, fu mandato in Egitto in esilio, in buona sostanza. Napoleone Bonaparte in Egitto cosa fece? Cercò di fare un bottino e un esercito per tornare al trionfatore in Francia. E però scoprì che gli egiziani fumavano la cannabis. E ci facevano fare uno studio all'equipa che era con lui. Questi dissero molto chiaramente: no, mi dispiace caro Napoleone, ma la cannabis non è andata a fare la guerra. E Napoleone proibì la cannabis in Egitto. Siamo ai primi dell'Ottocento. Alla fine dell'Ottocento gli inglesi conquistano l'India, e il problema degli inglesi che hanno conquistato l'India non era quello di mettere su un esercito per fare la guerra, tutt'altro, era quello di tenere gli indiani buoni e sottomessi. Quindi parte la Royal Commission, che fa uno studio sulla cannabis in India, e dice: guardate, la cannabis va benissimo per i nostri scopi, se vogliamo mantenere una colonia pacifica facciamogli fumare la marijuana. Si va avanti, poi gli esempi sono tanti, prendiamo la copertina del Times del 43, l'efedrina ha vinto la battaglia di Londra. Il problema era che la Germania voleva invadere l'Inghilterra, ha lanciato una offensiva aerea, i piloti degli aerei inglesi erano pochi, non potevano volare sempre, li pompavano di vetrina, così volavano sempre, vinsero la battaglia di Scelli, la battaglia di Londra. Andiamo più avanti, il presunto diffusione dell'eroina negli anni 70 per mantenere entro certi limiti il controllo su una certa società mente effervescente, la diffusione del consumo della cocaina degli eccitanti dagli anni 80 in poi, quando il contesto culturale è completamente diverso, anche la giornata di finire che riflette questo nel momento in cui tratta la cocaina meglio della cannabis, la cocaina funzionare, una società che, come diceva il nostro grande poeta Mastro Lindo Giovanni Perretti, produce, consuma, crepa, CCC, visto c'è la società. Quindi in realtà un legame c'è, ma questo legame è extra economico, ripeto, se voi volete trovare ragioni del proibizionismo dovete trovarne altrove, non nell'economia. Il proibizionismo è un'ideologia in sé, è una sorta di tabù che serve a mantenere una comunità compatta. Noi ci riconosciamo tutti quanti membri della stessa collettività perché abbiamo un totem, non importa di che colore, e un tabù. E quindi il tabù ci deve essere, il tabù che sia la pornografia, che sia l'alcol, che sia la marijuana, che sia l'ISIS, non importa, ci vuole l'uomo nel mondo. Ma queste sono ragioni extraeconomiche, quindi io su questo mi dispiace, ma non posso parlare. Quello che posso dirvi è che a suo tempo invece un lavoretto sui costi, sulle implicazioni fiscali della proibizione della cannabis in Italia, che ha dei risultati, se volete, interessanti, quantifica perlomeno quale sarebbe stata la condizione, i risultati della legalizzazione della cannabis in Italia, e con mia soddisfazione sono riuscito a pubblicarlo su una rivista di destra, la rivista di politica economica, tanto come dicevo, dire a voi che la cannabis va legalizzata, se tutti d'accordo. Il problema, come giustamente anche Ascia vuol fare, è convincere gli altri. Detto questo, la soluzione ottima tecnicamente per un economista sarebbe quella della completa legalizzazione della cannabis, coltivazione della stessa su vasta scala e commercializzazione tramite un distributore qualsiasi. Così scriveremo l'economia di scala.
Ricordiamoci, l'Italia è un paese baciato dal sole, dove la canapa cresce molto bene. Fino agli anni 50 l'Italia è uno dei principali paesi mondiali produttori della canapa. Quindi in Italia coltivare la canapa in una proposta utilizzando la luce artificiale è insensato, antieconomico. Sarà questa la soluzione che si afferrerà? Pare proprio di no. Se guardiamo le 13, ormai sono rimaste 12 proposte di legge depositate presso la Camera o il Senato favorevoli alla legalizzazione della cannabis, diciamo le 8 più rilevanti convergono tutte verso una sorta di legge Mammì, in cui si istituzionalizza, si legalizza l'esistente. In buona sostanza una soluzione, se volete, alla spagnola, in cui si tollera la coltivazione domestica su piccola scala a fini di autoconsumo della cannabis. Sostanzialmente questo è tollerato. Però si proibisce la coltivazione su vasta scala, la piena legalizzazione e la commercializzazione. È la situazione che abbiamo in Italia. In Italia abbiamo oramai decine di migliaia di piccoli coltivatori. Io ho stimato in circa 200.000 il numero dell'umanità di coltivatori di cannabis, da quello che si fa la piantina autofiorente nell'armaietto a quello che si allarga un po' di più. Poi abbiamo il ruolo delle mafie e delle organizzazioni che si occupano del mercato all'ingrosso, dell'importazione soprattutto, perché della produzione, ripeto, non saprei fino a che punto la produzione delle mafie dipende dalle regioni. In alcune regioni ci sono state grosse piantagioni, ma non è un fenomeno così diffuso. L'Italia si distingue piuttosto per la estrema diffusione del numero di piccoli coltivatori. Abbiamo ormai 200 grow shop in Italia, sono tanti, proprio tanti. Allora ragioniamo, a quanto pare le leggi tutte quante convergono verso questo modello. Se il modello sarà questo, quali saranno le conseguenze economiche di questo modello? La torta della vendita all'Italia della cannabis in Italia si aggira intorno ai 4-6 miliardi di euro all'anno, poniamo 5 per semplicità. Con una platea di consumatori che si aggira sui 4-5 milioni, ma poi in realtà di questi 4-5 milioni, se togliamo quelli che si fanno lo spinello a Capodanno, i consumatori assidui, quelli che fanno il mercato, il 20% hanno un mezzo milione. Abbiamo un 500, massimo un milione di consumatori sistematici che tutti i giorni quotidianamente fumano grosso modo un grammo e mezzo, 1,6 di cannabis. E il loro peso rappresenta circa il 70% della domanda di cannabis. Per cui diciamo, distinguiamo la platea in due fasce ben diverse: consumatori occasionali, che rappresentano una parte minoritaria della domanda del mercato, e consumatori sistematici, tossicodipendenti se volete, i quali rappresentano il 70% della domanda del mercato. Una volta che abbiamo stabilito che ci sono circa 5 miliardi alla dimensione della torta, chi si spartisce questa torta in base alle leggi proposte che santificano, mammificano esistente? Beh, il principale soggetto economico che ottiene ovviamente un ricavo da questo stato di cose è l'Enel, vende l'energia. Se tu coltivi le piantine in casa in un proposto la luce artificiale, consumi principalmente energia elettrica, quella è la spesa principale. Io stimo in circa almeno 1 miliardo di euro ciò che l'Enel ogni anno ricava dalle vendite di energia elettrica a fini di coltivazione. Questo è il principale soggetto. Verrebbe da domandarsi perché l'Enel ha vinto la battaglia dei gruppi di pressione contro il monopolio di Stato. Beh, per un motivo molto semplice: l'Enel è una società privata a fini di profitto, a partecipazione pubblica ma a fini di profitto, monopolio di Stato. Gli altri soggetti che guadagneranno da questa torta, beh, ovviamente la criminalità organizzata, poi abbiamo le spese, i tribunali, i polizia e così via. E tutta questa miriade di piccoli produttori che producendo da sé non si vanno sul mercato ridondando loro a scambi economici. Volendo fare un po' di dietrologia, in realtà ci sono anche altri interessi che rimarrebbero tutelati da questa forma di paralegalizzazione. Ovviamente, come gli altri hanno parlato a lungo, la criminalità organizzata, ma io direi anche i professionisti dell'antidroga. Non dimentichiamoci che la proibizione della cannabis è sempre stata ben vista dall'autorità, dalla polizia, giudiziaria, eccetera.
arrestare il Palestinelli è facile, piuttosto che arrestare un Casamonica, non è un caso che la polizia in Colorado fece quelle dichiarazioni allarmistiche che poi sono rivelate false, non è un caso che il nostro De Gennaro in commissione giustizia alla Camera abbia fatto l'intervento che forse qualcuno di voi conosce, in cui spacciandosi per tecnico in realtà ha fatto delle affermazioni abnormi, totalmente errate, sicuramente mentiva sapendo di mentire, al fine di mantenere la proibizione della cannabis. Io avrei finito, se vi do qualche numero, tanto per lasciarvi un'idea, diciamo quindi, per fare la stretta, che il mercato della cannabis in Italia è su circa 4-6 miliardi di euro, coinvolge un numero di consumatori che va stimabile anche lì sui 4, 5, forse anche 6 milioni di consumatori, quindi è un mercato che comunque c'è, esiste, è rilevante significativamente dal punto di vista economico. Se la quantità di cannabis che è letteralmente consumata in Italia fosse prodotta in Italia, utilizzando tecniche su larga scala, stile California, consentirebbe l'impiego stagionale di circa 40-50 mila addetti, che in tempi di crisi come questi non è assolutamente male. Se infine, cosa che io chiedo ma purtroppo non accadrà, la cannabis fosse finalmente legalizzata e venduta nelle tabaccherie tassandola come le sigarette, lo Stato italiano potrebbe incassare da queste vendite una cifra compresa tra i 7 e i 10 miliardi di euro, che sono un sacco di soldi, ogni due anni, diciamo quindi all'anno su 5-6 miliardi, non mi voglio cambiare. Escludendo il turismo dello Spinello. Ora, il turismo dello Spinello è un fenomeno ben noto a tutti, ad Amsterdam soprattutto, ma anche in Colorado sta mostrando la sua significativa presenza. E ora io mi chiedo, ma se uno deve andare ad Amsterdam quel tempaccio brutto in tempere per fumarsi una canna, ma nemmeno che venga a Napoli, in Sicilia. Cioè, il turismo dello Spinello è quello che... Vabbè, ci sono tutti i canali, allora vabbè, a Venezia. Sì. Volevo sapere a proposito di Colorado, se puoi darci alcune indicazioni sull'entità di capitale che stanno investendo in questo grosso business che sta partendo, qualche misura, come cioè sì, il crollo dei sequestri di marijuana al confine. Sì, sono queste, guardate tranquillamente su internet, ci sono le trasmissioni televisive ben fatte che spiegano tutto quanto. Il fenomeno è rilevante e dal punto di vista scientifico, se vuole vi do questo, è l'unico studio fatto dal Dipartimento della Finanza del Colorado sulle entrate economiche e fiscali derivanti dalla legalizzazione del Colorado. Comunque invito tutti ad andare su internet, è facile trovare il dato del Colorado. E Mugico, scusa, a proposito di tutta parrocchia, no, volevo dire che siete veramente, per essere un moderatore sono veramente contento che siete un punto di all'altezza della situazione, perché mi avete evitato pure di farmi di chi vuole fare una domanda, non c'è stato un bisogno di chiedere. Posso dire veramente? Vieni a parlare al microfono, perché se no. L'angolo di riferimento oltre il Colorado è la legislazione di Mucico, l'esperimento che fa l'Uruguay, dove è proibito, viene impedito sostanzialmente il turismo dello Spinello, dove c'è un principio di libertà che consente a tutti di coltivarsi una pianta e c'è il monopolio statale. Allora, io lo chiedo a te perché so che tu ci dai un punto di vista critico, quello che leggo su internet, ho sempre credito, lo leggo sui giornali, vabbè, non leggo tutto a posto tipo, però lo vorrei sentire da te in termini un po' critici. Confesso la mia ignoranza sul caso Coguaccio, non sono mai stato un Coguaccio, che dite? Qualcun altro forse può rispondere. No, qui garantiamo tutto dalla Presidenza. Allora, ti rispondo io, sostanzialmente si è seguito la vicenda l'Uruguay quando ha proposto questa legalizzazione, perché comunque è vicinissima ai cartelli della droga, si è trovata di fronte un'imposizione proprio da parte degli Stati Uniti, che ha fatto ricorso all'ONU e ha detto loro stanno violando la normativa sulle droghe che abbiamo deciso noi,
tutti insieme, quindi dobbiamo porre freno, perché altrimenti che vuol dire che lì ci andranno i turisti, ci andranno questo, ci andranno quello. Allora l'Uruguay è stata intelligentissima in questo, ha detto altro, la produce solo l'esercito, produciamo una varietà, addirittura ho letto, non so se è vero, che comunque loro si vogliono affidare alla Monsanto per la fornitura di semi certificati che non superi in certi livelli di THC eccetera eccetera, ma in ogni caso sarà lo Stato a produrla, e in più non venderanno a nessuno se non a persone residenti in Uruguay. È una scelta anche politica per evitare troppe critiche da parte del mondo, perché attualmente noi siamo pronti a criticare tutti. Io in alcuni dibattiti a cui ho partecipato ho sentito delle cose assurde, ho sentito criticare l'Olanda, l'Olanda che non l'ha mai resa illegale, è sempre stata legale in Olanda, e l'Olanda è l'ottavo paese in Europa per consumo di cannabis, noi siamo il primo. Quindi sostanzialmente per evitare queste critiche penso che l'Uruguay si stia comportando in questo modo per questo. Allora a questo punto noi abbiamo finito.